Questo è un altro ordine del giorno, Presidente, che riguarda invece i servizi pubblici di livello locale e con questo ordine noi ordine del giorno chiediamo che venga immediatamente attivato il concorso per la progettazione di questi spazi, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo d'intesa stipulato tra Roma Capitale e Cassa Depositi e Prestiti, e proprio perché vogliamo garantire che si possa arrivare all'approvazione del programma integrato avendo già selezionato la proposta migliore. Quindi anche in questo caso abbiamo dato un termine massimo per svolgere queste operazioni, e questo lo facciamo soprattutto perché vogliamo evitare la monetizzazione dei relativi oneri, che sarebbe comunque prevista dall'atto d'obbligo. Quindi noi vogliamo scongiurare che questo avvenga, per cui con l'ordine del giorno abbiamo dato un tempo massimo per arrivare, per concludere le operazioni relative al concorso di progettazione. Inoltre, e questa era un'altra richiesta pervenuta anche dal municipio, diamo indirizzo agli uffici perché al disciplinare del concorso venga allegato il documento della partecipazione che ha inviato il municipio al Dipartimento PAU, proprio per valorizzare la volontà e i fabbisogni del territorio espressi nel corso di quella partecipazione. Quindi ci sembrava opportuno, e l'abbiamo condiviso in commissione, valorizzare quel percorso partecipativo che è stato svolto nel 2017 e garantire che il percorso e che il concorso di progettazione si concluda nei tempi giusti per consentire la contemporanea realizzazione tra gli interventi privati e quelli pubblici. Grazie.